come la trama di un'opera lirica, un perfetto melodramma con l'amore che i due protagonisti non riusciranno a coronare e la tragica morte dell'eroina. Una leggenda, quella di Delicata Civerra e Alfonso Mastrangelo, che ha attraversato 5 secoli e che costituisce l'ossatura della storia medievale di Campobasso, quella delle lotte intestine delle congreghe crociata e trinitaria, di concittadini che non esistevano ad estrarre i coltelli e che al culmine dell'antagonismo avevano proibito i matrimoni tra le opposte fazioni. La pace del 1587, supportata da fonti e documenti, riportò la vita cittadina sui binari della normalità. Subito dopo la stipula furono celebrati più di 60 matrimoni, ma la storia della crociata ventenne Delicata e del suo innamorato Alfonso Trinitario finì nella torre che oggi porta il suo nome tra le chiese di San Bartolomeo e San Giorgio. Come Romeo e Giulietta, Delicata e Alfonso sono diventati il simbolo dell'amore che l'associazione Crociati e Trinitari oggi vuole suggellare con Campobasso in Love, una manifestazione nata lo scorso anno, il 14 febbraio, proprio nei luoghi in cui forse i due innamorati si scambiarono baci segreti. Oggi quei baci, un bacio da un minuto scambiato davanti alla torre di Delicata, vogliono ricordare quella leggenda e consolidarla come uno dei simboli della città. L'iniziativa, che si ripeterà anche quest'anno nel giorno di San Valentino, verrà presentata alla conferenza di presentazione della Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Campobasso, dunque, come Verona, si propone come città dell'amore, raccontando al grande pubblico un pezzo della propria storia che somiglia molto a quella di Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, che peraltro Shakespeare ha pubblicato una decina di anni dopo la pace dei crociati e trinitari di Campobasso. Qualcuno ci ha pure costruito qualche congettura, ma al di là della monumentale opera del romanziere britannico, alla nostra città resta intatto il fascino della storia di Alfonso e Delicata, che più di 500 anni dopo rivivranno il loro amore sulle scale del borgo, tra le due stupende chiese di San Bartolomeo e San Giorgio. Baci e promesse d'amore in uno scenario incantato per i romantici e gli innamorati. Appuntamento imperdibile.